Bene, abbiamo sentito due relazioni molto interessanti, con toni convergenti in alcuni punti, ma anche molto diversi in altri luoghi. È un seminario e quindi è prevista e anzi incoraggiata la partecipazione e gli interventi nella discussione. Chi vuole prendere la parola? Chi comincia? Mi pare che ci siano tanti argomenti. Cominci tu, Giuliano? Io? Immaginavo. Grazie. Mi chiamo Giuliano Guzzone, sono un allievo del corso di perfezionamento in questa scuola. Io sono stato colpito molto da entrambe le relazioni, ma soprattutto da quella del professor Burgio, per il fatto che mi pare che colga, oltre come dire, alle cause strutturali interne della crisi del nostro ordinamento costituzionale, anche quelle di respiro internazionale ed europeo, soprattutto per quanto riguarda l'assetto, i problemi di statualità e democrazia che sono implicati, come dire, dal sorgere di organismi internazionali che realizzano sotto il profilo, ecco, di una neutralità, di una tecnocrazia e quindi, come dire, di un'obliterazione delle dinamiche democratiche, un peculiare meccanismo di omogeneizzazione delle classi dirigenti e di stabilizzazione della loro egemonia. E questo mi pare essere un problema di grossa attualità, tanto più che mi pare il dibattito politico di queste settimane polarizzato su un problema che va in una direzione totalmente opposta rispetto a questo, che è il problema, se vogliamo, della forma del nostro Stato e di un presunto assetto federalista di questa forma del nostro Stato. E volevo chiedere se questo aspetto può essere, volevo chiedere al professor Burgio, ma anche all'onorevole Cuperlo, se questo aspetto può essere in qualche maniera accolto nell'analisi, come dire, come un aspetto in cui si privilegia dal punto di vista formale, dal punto di vista delle regole, l'aspetto della moltiplicazione, direi quasi anarchica, dei centri decisionali, e si tiene invece a margine della discussione politica i problemi di statualità e democrazia implicati dalla delega di funzioni prima competenti allo Stato nazionale a questi organismi di carattere internazionale che non godono di alcuna legittimazione democratica. Grazie. Sì, ma sono totalmente d'accordo. Aggiungerei una cosa, che questa poliarchia in realtà ha un volto bifronte paradossale, perché per un verso i poteri disseminati hanno, diciamo, l'onere di interfacciarsi con la cittadinanza, che ovviamente ha un carico di domande e di bisogni crescente, e dall'altra parte però si muovono dentro un quadro di vincoli sempre più stringenti, perché, come lei sa benissimo, non c'è potere locale che possa derogare ai vincoli di bilancio. Vincoli di bilancio che hanno la caratteristica precisamente di essere determinati da autorità non legittimate democraticamente. Questo è il punto, per cui noi abbiamo poteri democratici sul territorio sovradeterminati da vincoli tecnocratici non discutibili, non contendibili nemmeno, data questa architettura. Vorrei cogliere l'occasione per dire telegraficamente qualcosa su questo, perché mi sembra un punto saliente di tutta la discussione, in tutte le sedi. Io credo che noi dovremmo cominciare a farci la domanda di quale sia il livello, diciamo, soggetto o meno alla nostra discussione critica, sia sul piano teorico sia sul piano politico, perché sempre di nuovo in tutte queste discussioni si evoca un piano della realtà posto come vincolo dato
e non discutibile, no? Sia l'Europa sia l'assetto, diciamo, della finanza mondiale, i cosiddetti mercati, è l'assenza di regolazione. Allora, io credo che responsabilità etica e responsabilità politica imporrebbero di pronunciarsi sulla presunta inviolabilità di questi vincoli, non discutibilità di questi vincoli, perché se storicamente abbiamo l'esperienza di sistemi di regolazione, allora almeno si assuma l'onere di dire che questa ipotesi di una regolazione, per esempio dei movimenti di capitale, che come ho cercato di dire è uno dei cardini della nostra condizione attuale, anche politica, oltre che sociale ed economica, ecco, si abbia almeno, diciamo, la responsabilità di dire che non la si vuole. E così vale anche per l'assetto europeo con tutto quello che abbiamo detto. Oppure vediamo se ci sono degli altri. Ci sono altri, prego. Giacomo, vieni. Quello era Giuliano, lui si chiama Giacomo. Vabbè, posso anche parlare senza microfono. Con la tua voce stentoria. Forse funziona questo, guarda. Ok. Tutte e due le relazioni molto, molto interessanti si sono appuntate, tra le altre cose, anche sul concetto di populismo prevalentemente da una prospettiva critica, appunto, seppur nelle rispettive differenze. Ecco, io volevo soffermarmi forse su un altro aspetto dell'uso del termine populismo, ovvero sul fatto che forse, a mio avviso, il concetto di populismo è spesso servito assieme al concetto di responsabilità citato dal professor Burgio come uno strumento di una certa subalternità culturale che è stata presente in certe parti della sinistra. Cioè, all'interno del concetto di populismo è finito, se vogliamo, troppo. Cioè, tutto ciò che rappresentava una critica dell'ordine esistente, quindi anche istanze che all'interno di una prospettiva storica più vasta potevano avere un senso, è finito in una sorta di condanna indiscriminata, per cui talvolta dietro all'accusa di populismo si è celato forse una difesa eccessiva dello status quo. Ecco, volevo sapere cosa ne pensavano i relatori di questo. Raccogliamo un gruppo di domande. Chi altro vuole? Prego, Matteoli. Marco, dai. Io avevo due domande da fare, una per l'onorevole Cuperlo e una per il professor Burgio. Al professor Burgio volevo chiedere se, rispetto alle analisi economiche e storico-politiche che ha evidenziato, non possa considerare in qualche modo il tema del consumo come un elemento che rientra nella funzionalità dei cittadini, anche quindi un possibile strumento politico per una risposta democratica. Anche a queste forze, diciamo, neoliberiste che stringono la politica attuale. All'onorevole invece, siccome ha osservato molto, ha riflettuto molto sul tema della fragilità dei partiti e della precarietà anche con questi termini e anche del tema del personalismo, mi chiedevo se il permanere, ad esempio, per molte legislature, ad esempio, di esponenti e rappresentanti politici nel Parlamento e in generale al potere, sia in qualche modo una conseguenza o una concausa di questa precarietà dei partiti, che si manifesta anche con l'alternarsi e riproporsi di tante sigle diverse, mentre poi gli stessi leader restano, diciamo, inamovibili, creando anche poi parte di quello scontento sui quali si riversa, diciamo, l'opinione pubblica. Grazie. Abbiamo altre domande? Sul lato sinistro, qui niente. Prego. Tuccari. Grazie, io mi sfogherò oggi pomeriggio, quindi... Puoi però cominciare. Sì, ma ho una domanda che rivolgo a entrambi i relatori, che in fondo hanno
diciamo, sviluppato, costruito una diagnosi della crisi contemporanea della democrazia, per molti aspetti convergente. Bourgeois è andato giù più pesante, diciamo, Cooperlo si è tenuto più, è stato più prudente, però mi sembra appunto che la sostanza sia quella di trovare il modo di rifondare. I partiti sono essenziali al funzionamento di qualsiasi democrazia, quantomeno non riusciamo a immaginare democrazie senza partiti, che non siano cose molto pericolose. Però ecco, visto nell'intervento di Bourgeois, a differenza dell'intervento di Cooperlo, una maggiore nostalgia, diciamo così, per un modello di partito, il partito ideologico, il partito di concezione del mondo e al tempo stesso il partito di classe, che invece nella relazione di Cooperlo è un po' meno presente. Cooperlo si è posto il problema di come ricostruire una cultura dei partiti dopo tutto quello che è successo. Ecco, io mi chiedo, sono... Naturalmente il problema è questo, anch'io concordo, diciamo così, sulla diagnosi generale. Mi chiedo, sì, forse possiamo ricostruire dei partiti di concezione del mondo, perché in effetti viviamo in un mondo, come dire, che può essere ormai fissato in categorie critiche abbastanza chiare, ma possiamo ricostruire anche, credo che questo sia il problema che poi i politici hanno, come dire, davvero di fronte, possiamo ricostruire un partito che in qualche modo abbia un suo referente in una classe sociale, no? Come è stato nei grandi partiti della tradizione della sinistra europea, in una società che è, diciamo, chiaramente postclassista, cioè esiste certo un disagio diffuso nelle nostre società contemporanee, però non c'è più, diciamo così, maggioritaria, una classe operaia a cui fare riferimento, ci sono i precari, ci sono i giovani, ci sono nuclei più ristretti di classe operaia, ci sono i poveri, ci sono gli estremamente poveri, ma come si fa a costruire, come dire, come si fa a dare soggettività a soggetti sociali così diversi in società che assomigliano molto a quelle che immaginava Tocqueville, e Ciliberto su questo punto ha molto insistito, diciamo, negli ultimi anni, società atomizzate di individui per lo più egoisti. Ecco, come si ricostruisce in un tessuto di questo genere una soggettività politica? Questa è la mia domanda mostruosa. Prego, Battini. Prego. Trovo il punto di convergenza più problematico e più suggestivo fra i due interventi. Quello di Gianni Cooperlo l'ho letto, perché, e mi scuso di non essere stato presente alla sua recitazione, e quello di Bourgeois nella simmetria e al tempo stesso dissimmetria attorno alla categoria di società. Sono d'accordo con Bourgeois quando colloca la riflessione in una prospettiva di lunga durata. Polanyi, e quindi ciò che viviamo, o meglio, che abbiamo vissuto dagli anni 70 sino al Great Slump del 2008, è qualche cosa che ci riporta indietro a un processo iniziato negli ultimi tre decenni del XVIII secolo e terminato a metà del XIX secolo. La differenza sta che Polanyi sosteneva che la distopia di quel mercato autoregolato e della mercificazione di moneta, terra, lavoro e persona umana era imposta politicamente dallo Stato liberale. Quindi non un processo spontaneo della società, ma una decisione politica avvenuta attraverso una battaglia. La decisione politica di reimporre il mercato a partire dalla seconda metà degli anni 70, le politiche neoliberiste, e qui aggiungerei non solo nella cotea occidentale o nelle forme nuove di mercato asiatiche, ma anche nell'Europa dell'Est, perché Gray, che di Polanyi è stato un traduttore in Fails Down nella sua lettura di ciò che è accaduto a partire dall'ultima metà degli anni 70, dal cambiamento di politica della Federal Reserve sino alle privatizzazioni e liberalizzazioni nella ex Unione Sovietica, unifica questa lettura, e però il protagonismo non è più, i protagonisti non sono più gli stati nazionali, ma appunto
da una parte hai richiamato giustamente quei soggetti internazionali, 75, trilaterale e così via, e poi nuove forme di tecnocrazia organizzata in rappresentanze politiche sovranazionali, e qui arriviamo a che cosa è oggi l'Unione Europea, che hanno determinato negli ultimi anni i processi decisivi su cui si è giocata la nuova polarizzazione. Fra cosa? Ecco, per Polanyi la polarizzazione è tra mercato e processi di mercato e società che si difende. Gianni richiamava, con un'espressione secondo me elegante, la risposta della Thatcher a che cosa ne è stato della società. Non so cosa sia. Però, e qui arrivo veramente alla domanda, che è una domanda angosciante, in questo senso sono più per il pessimismo a tinte cupissime di Burgio, ma capisco l'ottimismo della volontà di trovare luce da parte di Gianni Cooperlo. Quei contromovimenti della società che consentirono di reagire in qualche modo, di controrispondere alla soluzione fascista della difesa del mercato, sono state anche forme di costruzione di partiti di massa, di partecipazione politica, e già prima del fascismo tedesco, per esempio, in cui i partiti stessi e i sindacati, aggiungerei, e le forme associative e le forme di organizzazione di movimenti collettivi, al tempo stesso rappresentavano la difesa della società dal processi distruttivi del mercato, ma contenevano alcuni di quei processi di plebiscitari e di trasformazione totalitaria delle istanze democratiche che noi abbiamo visto diciamo esplicitarsi soprattutto in momenti successivi. Habermas, questo lo sottolineava già alla fine degli anni 50, che i partiti e le forme di partecipazione organizzata avevano in sé manifestato forme di deriva corporatista e plebiscitaria anche in un contesto costituzionale. Allora, la cesura è, lo ricordava tu Cariore, quella che non esistono più movimenti organizzati, processi, movimenti sociali strutturati in forme istituzionalmente solide. Ho sentito nominare l'anno innominabile 68. 1776 o 1789-68 è una periodizzazione criticabile come tutte le periodizzazioni storiografiche, ma è vero che quegli anni furono anche gli anni dell'ultima fase dei movimenti operai organizzati. Allora, in un contesto di dissoluzione dei soggetti sociali, il problema non è partiti, non partiti, mancano le basi, io credo, di ancoraggio solido a quelle ipotesi di riorganizzazione a cui faceva riferimento, radicati anche in culture nuove, ma al tempo stesso storicamente profonde nella vicenda sociale del nostro paese, a cui faceva Cooperlo, così come possono mancare forme di riproposizione. Ho trovato nella tua relazione, che chiudo veramente, scusate, un aspetto che io non ritengo, che ritengo quasi contraddittorio con la relazione stessa, cioè tu hai sostanzialmente colpevolizzato un gruppo dirigente con cui io per esempio non avevo all'epoca, giovane studente, giovane ricercatore, alcuna sintonia, il gruppo dirigente del Partito Comunista Italiano, di in qualche modo avere abbandonato un progetto e una missione, e come una spiegazione in chiave soggettivistica in un processo che invece era strutturale, cioè quel gruppo dirigente a mio avviso fu travolto da questi stessi processi. Questi processi hanno determinato un contesto nazionale e internazionale in cui credo che sia impossibile ripensare forme della politica, ma ripeto, politica radicata nella società, e da questo che ero partito, che possono in qualche modo consentire forme di difesa della società dai nuovi mercati dello stesso tipo, della stessa natura. Ecco perché i filosofi della politica oggi si divertono a inventare la controdemocrazia, la democrazia deliberativa, la democrazia partecipativa, i giurì, i referendum e così via.
tenendo conto che poi si tratta di armi debolissime rispetto a quelle derive delle forme plebiscitarie e comunicative su cui entrambi avete insistito. Chi altro vuole intervenire? Anche degli allievi? Allora? Se no rispondiamo. Cominciamo a rispondere. Io, prego. Io. Come vuoi, prego. Poi facciamo un altro giro di eventuali domande. Prego. Eccoci. Intanto voi dovete avere un sentimento, uno spirito di umana comprensione, pensare che uno frequenta mediamente le assemblee del Partito Democratico, gli incontri, si ritrova poi in un contesto di questo genere con una qualità della discussione e delle questioni poste che non è particolarmente frequente nelle nostre discussioni, dove siamo molto più esperti di organizzazione di gazebo e scadenze sulle primarie. Ma detto questo, io provo a riprendere alcune delle questioni. La relazione di Alberto Burgio è stata veramente molto ricca e stimolante. Come diceva adesso Michele Battini, effettivamente il giudizio che lui esprime sul gruppo dirigente della sinistra italiana proveniente dalla tradizione del PC e per certi versi anche sull'ultima stagione berlingueriana meriterebbe un approfondimento e una riflessione a sé. A me sembra abbastanza convincente la tesi di chi sostiene che sostanzialmente nella vicenda, nella parabola politica di Berlinguer non ci siano stati due momenti distinti, due politiche, due strategie, quella del compromesso storico e successivamente quella dell'alternativa, ma mi pare più convincente la tesi che vi sia stata un'unica strategia, un'unica politica declinata in due passaggi, in due momenti successivi. E da questo punto di vista mi sembra anche abbastanza credibile la tesi di chi sostiene che l'esaurimento di quella impostazione, di quella visione della crisi italiana e della via per la sua possibile soluzione, la fine di quell'esperimento, di quel tentativo, è nel maggio del 1978 e non nella metà del 1984. La fase successiva alla uccisione di Aldo Moro è una fase in cui l'azione di declino di quel partito, la stagione di declino di quella visione, di quella strategia si caratterizzerà di momenti successivi, di divisioni all'interno, di lacerazioni dentro quel gruppo dirigente che Berlinguer riesce a compensare in qualche modo con la forza e anche l'autorevolezza e il prestigio che ha acquisito nel corso degli anni precedenti, ma che si esprime in alcuni momenti in maniera quasi simbolica. Io non ero presente naturalmente, però dai testimoni diretti racconto della riunione della direzione del PC che delibera la scelta del referendum sulla scala mobile è una riunione abbastanza significativa di quel clima. La riunione fu caratterizzata da una divisione abbastanza netta all'interno del gruppo dirigente comunista, al punto che la scelta finale di procedere alla raccolta delle firme e sostenere la linea del referendum passò per un solo voto di differenza, votò la direzione del PC, era un organismo relativamente ristretto, votò anche il segretario del partito. E poi, come era tipico in quel costume, in quella tradizione, fu lo stesso Berlinguer ad indicare in Gerardo Chieromonte, che era stato tra i principali esponenti contrari a quella linea, l'incarico di scendere nella sala stampa di Bottega Oscura e dare comunicazione di quale fosse la decisione assunta da quel partito. Ma l'aneddoto si ferma a quello, e per dare il segno di una difficoltà che certamente c'è stata. È molto giusto quello che Burgio ha detto sulla necessità di leggere la crisi politica di questi anni in un contesto ampio e, come lui ha detto, di lungo periodo. E qui si pone il tema della subalternità politico-culturale del campo della sinistra e del riformismo. Io credo che questo elemento di subalternità effettivamente vi sia stato. Ci sono alcuni scritti che l'hanno fotografato con una particolare durezza anche di toni e di argomenti. Mi colpì un paio di anni fa la lettura di uno degli ultimi saggi di Tony Judd, Guasto il mondo, dove questa analisi viene ampiamente articolata, ma lo stesso volume di
di Gallino sul finanzcapitalismo uscito in Italia da Einaudi descrive molto compiutamente questa fotografia. E c'è stato chiaramente anche un elemento di subalternità che la sinistra, che il campo democratico dei progressisti ha avuto nel vivere una cessione di sovranità ad altre sedi, luoghi e sedi decisionali con un atteggiamento che non ha avuto la forza di rivendicare fino in fondo quello che probabilmente andava rivendicato, cioè un'autonomia della politica e soprattutto di una cultura politica in grado di contrapporsi o comunque di interloquire con quelle decisioni. E da questo punto di vista forse l'episodio più indicativo può essere la lettera che la BCE a firma Draghi invia al governo italiano nell'estate del 2011 e che addirittura entra nel dettaglio delle indicazioni che il governo italiano, il Parlamento italiano avrebbe dovuto seguire per affrontare l'emergenza della crisi. Mi pare di ricordare persino con un dettaglio, un riferimento all'abolizione delle province, c'era qualcosa di anomalo nel fatto che da Bruxelles o Francoforte arrivasse un'indicazione su una modifica costituzionale che riguardava l'assetto, a proposito della prima domanda di Giuliano, l'assetto della forma dello Stato. Però mi ricordo anche, io sono un esponente del Partito Democratico, che furono in pochi all'interno del mio stesso partito a sollevare qualche eccezione di merito e di opportunità sul contenuto di quella lettera, e il povero Stefano Fassina venne quasi crocifisso per essersi permesso di eccepire che forse vi erano degli elementi che non erano propri di una dialettica e di una relazione corretta tra realtà e istituzioni diverse. E mentre un'altra parte del mio campo, del nostro campo, diciamo di lì a poche settimane, a pochi mesi, avrebbe annunciato diciamo l'irrompere sulla scena dell'agenda Monti come dell'agenda che definiva l'identità del nuovo soggetto politico del riformismo italiano. Quindi qualche elemento, anzi direi più di qualche elemento di ambiguità sicuramente vi è stato, per non arrivare sino ad una riflessione che forse noi abbiamo condotto con una eccessiva rapidità sulle implicazioni che ha avuto la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, e cioè una scelta che al di là dell'intervento sulla Costituzione però di per sé rappresenta è l'espressione di una lettura, di una visione dei processi economici, delle dinamiche che da questi discendono e che non può essere assunta come una sorta di Vangelo laico rispetto alle variabili che sono proprie di un'autonomia e di una sovranità dell'azione politica e dei governi in relazione a contesti di crisi. Quindi da questo punto di vista molti elementi vanno nella direzione di confermare la difficoltà che il nostro campo ha avuto a contrastare, a fronteggiare sul piano culturale, insisto anch'io, il tipo di diciamo di offerta e di riflessione che caratterizzava invece il campo dei nostri avversari e non soltanto. Questo ci deve condurre ad una posizione di pessimismo e in qualche modo a prendere atto di una irreversibilità di questi processi. Io penso di no, credo che ci siano delle dinamiche che questa crisi, appunto la più grave del secolo, ci restituisce e che ci mette nella condizione di immaginare che, essendo questa crisi la crisi di una visione anche culturale che ha caratterizzato un intero ciclo storico, da questa crisi si possa uscire con altre categorie e anche con il recupero di un'autonomia della politica. In fondo, dico una cosa talmente banale, me ne scuso, ma dalle grandi crisi non si esce mai come vi si era entrati. Non fu così in rapporto alla crisi degli anni 30 del secolo passato. Il mondo, l'Europa, l'Occidente, il mondo che entra in quel tornante storico esce da quel tornante storico con un profilo radicalmente diverso, con il trionfo delle teorie keynesiane in economia, con il New Deal rooseveltiano, con il collasso di alcune importanti democrazie liberali dell'Europa, con una guerra mondiale che di fatto è
in gran parte una guerra civile che si consuma sul suolo dell'Europa, ma anche con nuove categorie del pensiero politico, col personalismo cristiano di Mounier e di Maritain, con la grande esperienza della socialdemocrazia che caratterizzerà la seconda metà del Novecento in gran parte dell'Europa e che alimenta nuove istituzioni, nuovi soggetti politici, nuove soggettività, sindacati, partiti di massa, una dinamica della partecipazione democratica che si rinnova profondamente rispetto alla prima metà del secolo. Se davvero la crisi che noi stiamo attraversando, e siamo oramai al sesto anno di questo processo storico, ha queste dimensioni, questa entità, questo impatto, forse anche le categorie che hanno segnato la grande offensiva culturale di un pensiero liberista in precedenza e una certa subalternità che qui è stata richiamata in modo molto argomentato da parte delle forze dell'altro campo, forse anche questa lunga parentesi, questo lungo ciclo storico potrebbe lasciare spazio a qualche opportunità di segno diverso. E mi pare che i messaggi da questo punto di vista, gli indicatori da questo punto di vista vi siano, non soltanto in termini, come dire, di quello che le singole parti esprimono, ma insomma persino dal fondo, dal vertice del Fondo Monetario ci viene spiegato, verrebbe da dire finalmente, che non esiste una correlazione obbligata tra una bassa inflazione e il tasso di crescita, e anzi viene spiegato dai vertici del Fondo Monetario che oltre una certa soglia le misure deflattive finiscono con lo scoraggiare gli investimenti, i redditi, i consumi. Oppure sul terreno del lavoro, di cui si è parlato anche questa mattina, dagli stessi vertici ci viene spiegato e confermato che non esiste un'evidenza empirica sul rapporto automatico tra una maggiore flessibilità, minori tutele e calo della disoccupazione. E ancora verrebbe da dire, ho citato la lettera della BCE, ma si comincia a riflettere su quali siano le basi teoriche, le basi economiche della rivendicazione di quell'assunto però definito come una sorta di convenzione non diciamo derogabile sul rapporto tra deficit e PIL, che sarebbe nella visione ottimale caratterizzato da quel numero 3% oltre il quale non si può andare, o perché, su quali basi teoriche si deve stabilire, si può stabilire che oltre una certa soglia del debito la crescita sia impossibile, impraticabile, anche alla luce delle esperienze che stanno caratterizzando alcune grandi realtà a livello globale. Insomma, quello che io ho provato a dire poi nell'introduzione, e cioè il tentativo di questi anni, di questi decenni, di trasmettere un racconto dell'economia, però interpretato, rappresentato come una scienza naturale, e beh, questo tutto sommato comincia a essere qualcosa che viene discusso anche in ambiti e in ambienti che non sono sospettabili di una faziosità preconcetta nei confronti di quell'impianto. E la domanda che la politica deve porsi è se allora si possono modificare un po' le gerarchie e le priorità che in questa lunga stagione, in questo lungo ciclo noi abbiamo, come è stato detto, in qualche misura subito. Allora, ad esempio, la domanda è se per una volta sul banco degli imputati, invece che l'inflazione o la sola inflazione, tanto più che pericoli di enorme crescita di questo elemento non ve ne sono, ma se non dovrebbe salire sul banco degli imputati l'esclusione sistematica di milioni di giovani, di famiglie, la svalutazione del lavoro, del valore sociale del lavoro, o la gestione di diseguaglianze che hanno assunto quel tratto, quel carattere immorale che veniva ricordato. Come fare? E qui naturalmente si aprirebbe un'altra discussione e probabilmente entrerebbero in campo altre competenze che non sono quelle che almeno nel mio caso sono in grado di poter esprimere. Però anche qui forse, tra virgolette, bisognerebbe cominciare a sdoganare delle posizioni, degli interrogativi, delle questioni che sino ad oggi anche nel mio campo hanno avuto poco spazio e una relativa cittadinanza.
Per esempio, è ancora così eversivo come sarebbe stato se qualcuno l'avesse detto alla riunione della direzione del mio partito quando commentavamo la lettera della BCE? Sarebbe ancora così eversivo oggi parlare di piani di spesa pubblica concordati su scala europea e finanziati dalla BCE con nuova liquidità? Si può iniziare a considerare anche questo come un aspetto strategico per affrontare in termini europei l'impatto di questa crisi? Si può ragionare su un'autorità pubblica che assume il controllo della circolazione monetaria a livello continentale non solo come prestatrice di ultima istanza del capitale, ma come creatrice di prima istanza di buona occupazione? Si possono pensare meccanismi di solidarietà a livello europeo, sia sulla gestione del debito che nelle politiche fiscali o di investimenti da realizzare fuori dai vincoli di bilancio, la cosiddetta Golden Rule? Cioè, si possono immaginare, la sinistra, il campo dei riformisti, può immaginare di introdurre nell'agenda europea, nell'agenda politica dell'Europa, anche un orizzonte che vada al di là di quelle che sono state le compatibilità e i vincoli molto rigidamente descritti e prescritti in questi anni? Si può riflettere sulle implicazioni che avrebbe affrontare il grande tema di uno standard retributivo europeo e considerare, per esempio, come alcuni suggeriscono di fare, la possibilità che nel caso singoli paesi si allontanino da quegli standard possano subentrare forme di sanzione simili a quelle che fino ad oggi hanno riguardato unicamente le politiche di bilancio e di contenimento dei conti pubblici e della spesa pubblica? Sono soltanto degli esempi che naturalmente dovrebbero essere inseriti dentro quel contesto più generale di carattere costituente che dicevamo e che riguarda il futuro dell'architettura europea, verso il quale, al di là del discorso di Hollande già richiamato, però ragionevolmente noi siamo destinati ad andare, a partire anche dal dibattito intorno all'elezione diretta del Presidente della Commissione, perché è chiaro che tutto questo ha a che vedere in modo intimo con la prospettiva di un'Europa più integrata sotto il punto di vista e il profilo politico. Su un paio di altre questioni che sono state accennate, la fragilità dei partiti, il personalismo e l'impatto che questo ha avuto o causa o effetto di una certa continuità e continuismo della classe politica che ha caratterizzato questa stagione. Ma non saprei, da un lato credo che noi abbiamo pagato un prezzo da questo punto di vista e che c'è stato anche in qualche modo un passaggio che lo ha certificato nelle polemiche che hanno caratterizzato l'ultima stagione, almeno nella dimensione del mio partito e che conoscete molto bene, a proposito di un ricambio che andava accelerato e dell'uso di termini a volte anche un po' impropri come quello della rottamazione. Direi che noi oggi abbiamo, se penso all'esperienza del PD, dei gruppi parlamentari profondamente rinnovati, in particolare alla Camera dei Deputati, dove noi abbiamo oggi, credo, una rappresentanza che è pari a 293 deputati. Posso sbagliare, non sono un esperto di queste materie, ma non penso che nella storia repubblicana sia mai esistito in Parlamento, alla Camera, un gruppo con queste dimensioni numeriche. Il punto è, a proposito della causa o dell'effetto, che il rischio, in assenza di quella cultura politica che sia tale da garantire la esistenza di un soggetto, di un partito e non di qualcosa di diverso, Bersani qualche settimana fa ha detto al momento delle sue dimissioni: dobbiamo decidere chi siamo, se siamo uno spazio politico o un soggetto politico. Quello che mi colpisce in questo avvio di legislatura, io sono lì da qualche anno, non moltissimi, ma ormai sono 5-6 anni, quindi io posso fare anche un paragone, è che questo enorme gruppo parlamentare che è il Partito Democratico ha eletto in ragione di quello sciagurato premio di maggioranza che la legge prevede, rischia a volte di somigliare più che ad un gruppo parlamentare, più che al più
consistente sul piano numerico gruppo parlamentare della storia repubblicana, noi a volte corriamo il rischio di apparire come il più grande gruppo misto nella storia della democrazia occidentale, e che sono due categorie, due concetti diversi. Ma lo dico non per fare solo una battuta, ma perché ci sono segnali che vanno in questa direzione. Per esempio, qui c'è Paolo Fontanelli, che conoscete bene, e che come me si è dalla Camera. C'è una cosa che colpisce in questo primo scorcio di legislatura nella dinamica del nostro gruppo, ed è il fatto che molto frequentemente vengono depositate delle proposte di legge dal singolo parlamentare o da gruppi di parlamentari, e che in calce portano le firme delle componenti del gruppo parlamentare che fanno riferimento a delle specifiche aree o sensibilità, o chiamatele come preferite, correnti di quel partito. La dinamica di solito era diversa: il singolo parlamentare presentava una sua proposta di legge o la concordava con la presidenza del gruppo, la inviava nella casella a tutti i colleghi o del gruppo o della maggioranza o a volte anche dell'intero Parlamento, dando un tot numero di giorni per raccogliere le firme di adesione. Chi era interessato condivideva quel progetto, poi condivideva quella proposta che veniva depositata con in calce le firme. C'è qualcosa di diverso che si introduce se la componente del PD, la corrente del PD, riunisce i suoi parlamentari e decide di presentare quella proposta di legge con in calce le firme. Esattamente, è la dinamica più simile a quella di un gruppo misto che non del gruppo parlamentare di un soggetto politico. E allora lo dico perché forse, più che la continuità di un ceto politico che probabilmente era giusto rinnovare ed accentuare nel suo rinnovamento, ma adesso l'aspetto statistico, se ha un valore, ci dice che gran parte dei nuovi gruppi parlamentari sono per l'appunto nuovi, di primissima nomina, però al netto del fatto che in alcune materie, che in alcuni ambiti, in alcuni settori, io mi permetto di dire che una continuità garantisce anche una maggiore solidità dell'attività e del lavoro parlamentare. Non ho il tempo di argomentare, vi prego di credermi, non si impara in poche settimane a fare il capogruppo in commissione bilancio, non si capiscono in poche settimane, in pochi mesi le dinamiche dell'attività parlamentare nella sua articolazione legislativa e non solo. Ma al di là, al netto di questo, io capisco il tema del rinnovamento c'è stato, però ritengo, per rispondere, che forse quell'argomento, e cioè la fragilità, l'elemento deficitario della cultura politica, alla fine rischia di essere l'elemento più cogente di una difficoltà nostra a risolvere i problemi che abbiamo. Infine, sulla questione dell'idea di partito e l'approccio più o meno nostalgico, come si esce da una difficoltà a pensare ad un partito in senso classista tradizionale senza rinunciare all'idea di poter costruire un partito. Io penso che da questo punto di vista noi abbiamo la necessità davvero di ripartire da una lettura più attenta e più approfondita, da una fotografia più attenta e più approfondita della società italiana di questi anni e di come si è trasformata. Non credo che la via di uscita per noi possa essere quella di costruire un partito un po' più identitario, nel senso di ritornare un po' sui nostri passi e rinchiuderci dentro un confine più definito e più delimitato, perché, provavo a dirlo nel riferimento che facevo al voto di febbraio, rischieremmo di tornare ad occuparci, a difendere, a rappresentare un pezzo della società nobile, assolutamente significativo, ma parziale, e che non ci metterebbe nella condizione di recuperare quel consenso che in questi anni e decenni noi abbiamo smarrito. Non c'è dubbio che poi il carattere sempre, come dire, più frammentato sotto il profilo sociale della nostra realtà ci metta nella condizione di capire quali chiavi possono servirci per recuperare questo consenso. E qui da un lato c'è un'esperienza storica che forse dovremmo rileggere e rivalutare con attenzione.
e che è quella alla quale per certi versi ha fatto riferimento anche Michele Battini, cioè quella stagione, penso agli anni 70, dove l'Italia ha conosciuto una delle fasi più intense della sua trasformazione sotto il profilo, diciamo, proprio della costituzione materiale del paese. Era una democrazia bloccata, era una situazione che è quella che tutti noi conosciamo, però insomma, dalla fine degli anni 60, dal 1970 al 1975, con una coda nel 1978, si determina nel nostro paese, si vive la stagione più profondamente riformatrice del nostro assetto complessivo. Cambia davvero il volto del paese, con delle riforme che avranno un'influenza, un peso nella storia degli anni e dei decenni successivi. L'istituzione delle regioni, che era una previsione costituzionale però rimasta inespressa e inapplicata, lo statuto dei lavoratori, il nuovo diritto di famiglia, l'istituzione di un sistema di garanzie sul terreno del paese penale che apre la via ad una cultura garantista che purtroppo poi subirà una brusca battuta d'arresto a causa del terrorismo e dell'avversione stragista alla fine di quel decennio, anche per in parte responsabilità nostra, l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni, fino per quel valore simbolico che poteva avere nel 1975 alla prima storica riforma del servizio pubblico radio-televisivo. Dicevo della coda nel 78, che è un anno terribile, c'è il rapimento e l'uccisione di Moro, ma il Parlamento in quello stesso anno approva alcune leggi fondamentali nella storia del Paese, l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 180 sulla riforma dei servizi psichiatrici, la legge 194 sull'interruzione volontaria della gravidanza. In poco meno di un decennio cambia il profilo, il volto, il carattere del paese, ma quello che colpisce a tanti anni di distanza, ed è la ragione per cui viene naturale ripartire da lì o comunque ripensare a quella stagione, è che una buona parte, non dico tutte, ma una buona parte di queste riforme avvennero sull'onda di un'attività del Parlamento e su iniziativa del Parlamento e con maggioranze a sostegno di queste riforme che non erano le stesse identiche maggioranze che in quel momento sostenevano l'esecutivo, sostenevano il governo. Cioè c'era un rapporto tra Parlamento, partiti, Parlamento, società, che in qualche maniera era in grado di assumere e di interpretare la domanda di innovazione, di modernizzazione, non solo delle regole, delle procedure, ma in quel caso proprio della vita, della qualità complessiva, della natura complessiva del Paese. Io penso che tra le ragioni del ritardo della nostra tradizione e cultura in questi anni ci sia stata anche una certa disattenzione o incapacità a comprendere su quali basi ricostruire questo rapporto positivo, dialettico tra i partiti, il sistema politico, le forze della sinistra e la società italiana per come si andava trasformando. E se dovessi indicare una data simbolo di questa difficoltà, di questa cesura, io direi davvero il giugno di 2 anni fa, mi pare fosse l'11 o il 12 giugno di 2 anni fa, quando a fronte di una previsione dei sondaggisti che andava in direzione radicalmente opposta, perché da 16 anni nessun referendum raggiungeva il quorum, improvvisamente, come se ci fossimo risvegliati da un lungo torpore, scopriamo che su materie non particolarmente facili da approcciare, l'acqua bene pubblico, il nucleare, la giustizia, 27 milioni di italiani sono usciti di casa e sono andati a votare per quei referendum. Allora io penso che un partito politico deve porsi la domanda: ma cosa è successo? Com'è potuto accadere che su tematiche peraltro dove i riflettori non erano particolarmente accesi dal punto di vista mediatico si sia determinata questa risposta? Perché forse la dinamica sociale è molto più vivace, molto più ricca di quanto noi stessi non abbiamo a volte inteso. E da questo punto di vista la politica dovrebbe riuscire, almeno la mia parte, dovrebbe riuscire a recuperare una capacità di sintesi e di lettura di questi fenomeni sotto il profilo della loro identità, anche dal punto di vista dei valori che esprimono, della cultura che esprimono. Ecco, ve lo dico così, e perdonatemi se la parentesi sarà un po' meno alta e colta, però
Se dovessi dare una mia risposta su che cosa è successo quella domenica, vi direi che l'ho trovata in un racconto che mi pare stia nell'ultimo saggio di Michael Sandel su ciò che i mercati non possono comprare. Lui racconta questo episodio. Ad un certo punto la Svizzera aveva il problema di come smaltire le sue scorie nucleari e tra le indagini parlamentari era stato individuato come sito del possibile stoccaggio dentro il contesto della rassicurazione sull'impatto ambientale un piccolo villaggio di montagna svizzero dal nome complicatissimo che io non ricordo e non potrei dirvi, ma comunque esiste, lo racconta Sandel. Allora succede che siccome tra i siti viene indicato questo villaggio, un gruppo di economisti si reca sul posto e, come si usa fare in questi casi, fa un sondaggio tra i residenti, tra la popolazione, e chiede loro se nel caso il Parlamento avesse deciso, deliberato per quella collocazione del sito di stoccaggio, se mai avrebbero accettato, votato a favore di quel provvedimento. Fanno questo sondaggio e una maggioranza risicata, ma pur sempre una maggioranza, il 51% risponde sì, per un dovere civico nella cornice, cioè delle garanzie di sicurezza sull'impatto ambientale, la sicurezza della popolazione, eccetera, eccetera, noi saremmo orientati a votare sì perché dobbiamo farci carico di un'esigenza che è del Paese. Allora il sondaggio prosegue e agli abitanti venne fatta una seconda domanda, cioè come si sarebbero comportati se il Parlamento avesse offerto anche, il governo avesse offerto anche una sorta di, non una sorta, un rimborso monetario, una monetizzazione del danno subito e del disturbo subito per accogliere il sito di stoccaggio sul loro territorio. E, spiegano gli economisti, con una certa sorpresa l'esito del sondaggio fu che si dimezzò la percentuale di coloro che risposero di sì, dal 51% al 25%. E più aumentava l'offerta dell'indennità monetaria, finanziaria, più si riduceva la percentuale di coloro che rispondevano saremmo disposti ad accettarlo, con l'argomento che una cosa era il dovere civico nei confronti del Paese, ma non erano corrompibili dal punto di vista della difesa dell'integrità del loro territorio. Allora uno di questi economisti pose la domanda finale, definitiva, risolutiva, e disse: ma scusate, ci sono due incentivi, uno di carattere civico e l'altro di carattere finanziario. Perché non sommate questi due incentivi, visto che entrambi hanno una loro perfetta logica razionale, una loro assoluta? E la risposta fu una risposta abbastanza indicativa, e cioè semplicemente i due incentivi non si possono sommare, perché il secondo incentivo, tra le sue implicazioni, annulla il primo, e perché ci sono dei beni, questa poi è la tesi del saggio di Sandel, e perché ci sono dei beni che semplicemente il mercato non può acquistare, perché nel momento stesso in cui l'acquista confligge con altri valori e principi che attengono ad una dimensione del civismo che non è necessariamente e qualitativamente superiore o inferiore ad altre dimensioni, ma è diversa, e comunque diversa dalla dimensione del profitto. Ecco, io se dovessi dare una risposta del perché noi in parte non ci siamo accorti di ciò che avrebbe portato 27 milioni di italiani a uscire di casa, direi che forse una parte di quei 27 milioni, senza saperne nulla di quel villaggio svizzero, quella mattina ha ragionato un po' come gli abitanti, i residenti di quel villaggio svizzero. E allora dovremmo ripartire da questo, dalla comprensione anche del fatto, io nella mia introduzione avevo espresso qualche riserva e qualche critica sulla deriva programmatica e programmista delle culture politiche, che forse non tutto lo puoi tenere assieme con il collante dell'efficienza del tuo programma, perché, come mi diceva quel vecchio intellettuale comunista sul divano di casa sua, alla fine un partito politico, che è una cosa diversa da un'alleanza elettorale, da una coalizione elettorale, un partito politico, tu non lo tieni insieme perché hai una buona proposta di riforma degli ammortizzatori sociali, che devi assolutamente avere, ma non è sufficiente per dare senso a quello che è un partito politico, che è una cosa diversa, che è un complesso intreccio di fattori, di idealità, di valori, di memoria storica, di senso di appartenenza e senso di sé, di spirito collaborativo,
collaborativo, di relazione con gli altri, non lo puoi ridurre unicamente a quello. Allora da dove ripartire? Quale leva sollevare? Qual è la leva che noi possiamo assumere oggi? Chi sono quelli che erano i braccianti pugliesi per Di Vittorio? Per noi, in una società che non è più divisa secondo categorie rigide e classiste. Forse dovremmo riflettere molto attentamente sulla elaborazione di ciò che sono oggi i diritti delle persone e la centralità della persona in relazione ai suoi diritti a partire dai diritti umani, della loro universalità e per arrivare ai diritti civili e sociali come la frontiera che può più di altri in questa fase della storia unificare in modo ampio, largo, trasversale figure, forze sociali, soggettività che hanno anche delle differenze, a volte profonde nella loro collocazione, nella loro identità. E in questo senso ci sono dei terreni dove questa misura potrebbe diventare, questo metro di misura potrebbe sviluppare più a fondo le sue potenzialità. E io credo ancora una volta che il tema del lavoro, del valore sociale del lavoro, del diritto al lavoro, inteso non solo come il diritto ad un reddito, ad un salario, ma come un elemento che garantisce una integrità, una completezza della persona, possa essere un tema sul quale la sinistra elabora e riflette in maniera un po' più approfondita di ciò che abbiamo fatto sino a qui, anche coltivando di più, anche recuperando di più alcuni messaggi che sono già profondamente incisi e scolpiti nella nostra Costituzione. Ecco, lo dico così e chiudo. Quante volte, almeno nella mia dimensione, nel mio campo, ci siamo trovati a commentare, lo dico ad Alberto Burgio che sicuramente ha avuto la stessa esperienza, l'evoluzione che hanno avuto i redditi dei grandi manager in rapporto ai lavoratori delle rispettive imprese, no? Forse Valletta poteva guadagnare 50, 40, 50 volte lo stipendio di un operaio turnista della Fiat. Sappiamo che i grandi manager delle grandi imprese, oggi l'amministratore delegato della Fiat credo guadagni 475 volte lo stipendio di un operaio turnista di Mirafiori. Quante volte ci siamo chiesti, beh, chi decide quanto vale il lavoro del dottor Marchione al netto delle sue effettive capacità? E la risposta è che ci siamo dati anche noi. Per 30 anni è stato il mercato a decidere, chi può decidere quanto vale il lavoro dell'amministratore delegato di quell'azienda. Però c'è un particolare che noi stessi abbiamo trascurato sino a rimuovere, e cioè che esiste un articolo nella prima parte della nostra carta, che citiamo non frequentemente ma è molto bello, credo sia l'articolo 36, che recita che ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro che ha prestato. Poi, siccome erano dei geni, hanno anche aggiunto, e comunque tale da garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Però dice proporzionata. Allora qual è il punto della politica? È che la politica e la sinistra non hanno più avuto gli strumenti culturali per giustificare che cosa rendeva legittimo una sproporzione del reddito ricevuto da un lavoratore pari a 475 unità di conto. Cosa giustifica quella di? Nulla lo giustifica. E se però tu non recuperi questa capacità della politica, almeno della nostra parte, di spiegare e motivare questo elemento, perdi il senso anche della capacità di una società di dare giustificazione delle sue differenze e delle sue competenze. Allora, diciamola così, se tutto si riduce alla decisione del mercato, la domanda che io faccio a me stesso e faccio a voi, ma quanto vale, allora, quanto vale il lavoro di quel medico rianimatore dell'ospedale di Pisa che stamane, noi siamo qui da 2 ore, ha ricevuto un codice rosso in rianimazione e lo ha riacciuffato per i capelli, lo sta mandando in corsia e lo rimanderà? Quanto vale il lavoro di quel medico? Se la politica non è in grado nuovamente di ricostruire un legame logico, razionale, un nesso tra il lavoro prestato, il riconoscimento sociale di quel lavoro e anche il reddito che quel lavoro garantisce, se non è in grado di ricostruire l'identità delle persone anche attraverso questo tracciato culturale, e allora faremo molta più fatica ad inseguire i nostri, tra virgolette, avversari su un terreno che non sarà mai dettato da noi. Ecco, sono delle osservazioni abbastanza scoordinate e in parte confuse, però sono la cornice dentro la quale forse noi dovremmo ricollocare compiutamente il grande tema, la domanda di fondo di che cos'è un partito e perché
quella denominazione partito si giustifica non a partire da un decalogo di obiettivi contingenti, ma da una prospettiva della sua funzione e del suo ruolo storico. E siccome l'ora è molto tarda, figurati, anzi è stato molto interessante. Io proverò a dire qualcosa cucendo un po' le molte e importanti domande, perché a me sembra che stia emergendo un punto di grande rilevanza, almeno dal mio punto di vista, e penso che questo deponga a sostegno dell'importanza di questo incontro. Allora, sul populismo, Giacomo, guarda, chiaramente ogni termine è convenzionale, ci possiamo accordare, però proviamo a vederla così. Io credo che in quella che tu hai definito una condanna indiscriminata, indubbiamente c'è un implicito negativo, salvo che in Laclau, no? Cioè, sono alcuni che si smarcano da questo, però ci sia un punto di rilevanza che va riconosciuto, naturalmente, su cui si può poi discutere, ed è la volontà di segnalare l'attualità persistente, perdurante, del rischio massa di manovra, chiamiamola così. Ecco, fin quando si pensa che il rischio massa di manovra sia attuale, ha un senso proiettare sull'idea di populismo un'ombra di diffidenza, se non altro. Sulla faccenda del consumo, Marco, ovviamente la cosa è un tema enorme. Pensiamo alla critica francofortese del capitalismo e della sua, diciamo, ambivalente potenza democratica, anche in senso regressivo. Io avevo fatto un cenno molto implicito, no? Quando citavo un testo che diceva i rappresentati rimangono confinati agli affari privati e a quelle gratificazioni che indubbiamente un capitalismo maturo è in grado di concedere loro, e contemporaneamente questi rappresentati vengono esclusi dall'ambito della sovranità concreta. Questo è un po' il punto. Quindi l'attualità di questo tema è indubbiamente sostanziale. E vengo invece, secondo me, alla grande questione che è emersa oggi. Parto dalla prima parte di Battini per poi rispondere sincreticamente a Battini medesimo e a Tuccari, perché Battini ha posto due problemi. Il primo è questo: dice, ma mentre nel caso del liberismo che si impone a partire dagli anni 30 dell'Ottocento c'è una decisione politica, non possiamo forse dire lo stesso per quello che riguarda l'imporsi del neoliberismo nel secolo che si è appena concluso. E io anche qui, non per salvarmi in corner con espedienti convenzionalistici o lessicali, bisogna intendersi su che cos'è politica, Michele, perché se politica significa necessariamente decisioni degli stati, allora tu hai ragione, ma se politica significa decisione, uso della norma e della sovranità, è politica anche quello che è successo alla fine, tra la fine degli anni 70 e i decenni successivi, parlo degli anni 70 del Novecento. È politica, e come? Nel senso che, anche se non è lo Stato in quel caso il protagonista, e lo è anche in parte ovviamente, no? Ma non è il protagonista per eccellenza di quella nuova forma di regolazione dei mercati del capitale e del lavoro, ma è stata una decisione, è stata l'uso di un potere sovrano. E questo è poi il punto che emerge, e qui vengo a Francesco e poi nuovamente a te, cioè qual è il ruolo della decisione in tutto ciò di cui noi stiamo parlando? Perché ci dobbiamo mettere d'accordo. E quando tu mi dici, ma forse c'è un
problema di soggettivismo nella tua lettura, io posso anche confessare che, essendo ogni nostra presa di posizione una negazione determinata, io enfatizzo la responsabilità dei gruppi dirigenti per reazione a propensioni di letture deterministiche che secondo me sono deresponsabilizzanti. Ci può stare questo. Però in realtà io sono molto convinto invece che il ruolo della decisione politica a tutti i livelli, quindi anche dei gruppi dirigenti, dei soggetti organizzati, sia assolutamente determinante. E provo a dire perché. Diceva Francesco, ma in fondo c'è spazio per ricostruire i partiti d'antan oggi in una società che Francesco definisce post-classista. Questo è il punto. È post-classista la nostra società? Ecco, lo è per sé, precisamente perché sul terreno delle culture politiche la politica ha sradicato la consapevolezza del contrario, e cioè che questa è una società quanto mai classista. Ma scusate, ma i dati di cui abbiamo discusso, da ultimo la discrepanza tra i salari di un operaio e i super stipendi dei manager, ma come si fa a dire che questa è una società post-classista? La crisi fa emergere la struttura di classe di questa società con una evidenza inedita, e noi diciamo che questa è una società post-classista. Allora, io penso che qui sia un punto dirimente, Francesco, di cultura politica. Diceva da ultimo Gianni Cuperlo, quali sono gli strumenti culturali attraverso i quali la sinistra... Questi, Gianni, questi. Perché il dire complessità non deve diventare l'abbrivio per fare confusione. Questa è una società complessa, ma quando noi ci domandiamo qual è il punto archimedico della sua riproduzione, dobbiamo decidere. È una logica di classe o non è una logica di classe? Tu stamattina ci hai parlato della centralità del conflitto capitale-lavoro. Allora, questo significa che, se siamo coerenti o se usiamo lo stesso lessico e lo stesso armamentario concettuale, la dinamica di classe è determinante, è costitutiva, è fondativa. E questo è il primo punto su cui noi dobbiamo, secondo me, uscire da una babele di linguaggi e quindi poi di pratiche. Allora, se è così, allora Michele, qual è la responsabilità di un gruppo dirigente che ha deciso che non era più la logica di classe a presiedere alla riproduzione sociale? È una responsabilità enorme, enorme. Cioè, secondo me, qui noi dobbiamo anche qui, ma no, quando si parla di politica e si parla di storia, peraltro, perché in questi casi stiamo ricostruendo processi storici, bisogna assumere anche un abito che non è affatto moralistico, ma è rigoroso. Che cosa significa? Si può parlare di errori? Io credo di sì. Si è commesso un errore enorme. D'altra parte, diceva ancora stamani Cuperlo, la destra non ha commesso questo errore. La destra non ha smantellato blocchi sociali, blocchi storici. Non ha neanche smantellato grandi organizzazioni, le ha rinnovate. Ma il rapporto pedagogico, dal suo punto di vista, lo ha tenuto e ha costruito, arrivo a dire, anche mondi, visto che tu dicevi, ma il partito che costruisce mondi, lo possiamo più fare? Beh, guardiamo al campo avverso. Chiudo con una domanda, no? A noi stessi, a noi tutti. Faccio un esempio per intenderci. La crisi. Ecco, io faccio mi pongo da molti anni ormai, la crisi è entrata nel sesto anno. Mi faccio costantemente la seguente domanda: che cosa accadrebbe nel rapporto tra politica e società e nelle dinamiche sociali e politiche se la sinistra, in tutte le sue articolazioni politiche, sindacali, intellettuali,
e in tutte le sue articolazioni di posizione, si rivolgesse al campo sociale sovvertendo la narrazione egemone della crisi e dicendo quella che dovrebbe essere la più scontata delle evidenze, e cioè che questa non è crisi figlia di scarsità. Guardate che ci continuano a dire la crisi è figlia di scarsità. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, no? Questa crisi non è figlia di scarsità. Questa crisi è palesemente figlia di quei fenomeni che Gianni Cooper lo richiamava adesso, cioè da una parte salari, dall'altra parte stipendi 400. Cioè è la crisi figlia di una determinata logica di allocazione delle risorse e di gestione delle risorse. Chiedo, se la sinistra spiegasse al suo popolo questo, se insegnasse a ragionare in questi termini, se cacciasse nella testa delle persone questa banale ma determinante consapevolezza, che naturalmente poi implica la chiamata in correità di un sistema, ovviamente, di un modello. Che cosa succederebbe? Secondo me succederebbe moltissimo in termini di efficacia dell'azione politica, in termini di qualità della rappresentanza. Perché non lo si fa? Ecco, io credo che questo ci dà la misura della rilevanza delle scelte, però anche delle responsabilità. Forse è soggettivismo, ma insomma, io credo nella politica, credo nella politica. Penso che ci siano margini rilevantissimi. In fondo sono meno pessimista di come sembra. Per la sessione di questa mattina ripigliamo nel pomeriggio con la professoressa Ventura e il professor Tuccari alle ore 3. Vi ringrazio, a dopo.